Dell'addio della provincia a Palazzo Vestri si parlerà nella prossima seduta del Consiglio provinciale. Francesco Mugnaioni, consigliere PDL, ha presentato una domanda d'attualità urgente al presidente Gestri e all'assessore al bilancio Beltrame per chiedere chiarezza sui conti. Conti che non convincono Mugnaioni, che mette in fila un po' di cifre. La provincia, si legge in un comunicato, si è accollata ai costi per la ristrutturazione del palazzo di proprietà privata per un importo dichiarato nel 2008, anno dell'inaugurazione, di 2.400.000 euro. Più o meno l'ammontare che l'ente risparmierà potendo risolvere il contratto prima del 2018, data prevista per la fine della locazione. Un affitto di circa 300.000 euro l'anno che fa storcere il naso al consigliere Mugnaioni. Non si tratta di un canone un po' alto, considerando che la ristrutturazione è stata interamente pagata dalla provincia. Se si lascia ora la struttura, forse alla collettività deve essere reso anche qualcosa, perché al contrario la proprietà dopo 5 anni rientra in possesso del palazzo completamente ristrutturato e avendo incassato anche l'affitto. Il consigliere del PDL chiede al presidente Gestri e all'assessore Beltrame di essere chiari con la città.